Salve a tutti, questo video è fuori, fuori programma. Non doveva es essere fatto, però colgo l'occasione perché mi è capitata una cosa particolarissima. Praticamente, mi è arrivato un pacco da una ditta eh, nota grazie a uno youtuber che fa sponsorizzazione di questo prodotto. Mi delle cose, ero anche incuriosito insomma, di certi prodotti. Che c'erano, poi tra l'altro in questo periodo dove devi forza farti portare la spesa a casa, non puoi comprare il negozio, e tante altre cose, e poi quando vivi in un posto sperduto e ti devi adattare. Non è che viene già stitta a casa tua quando sei il posto non coperto, insomma, lo detto: questo non è Prozis, no, sponsorizzato dal famosissimo youtuber e doppiatore Maurizio Merluzzo Ora, allora, nulla da togliere al ragazzo tutto quello che fa ai, ai video, insomma, tanta stima e tanto di cappello, però, cosa è successo? È successo che come molte cose della vita, insomma, non è che è tutto è bianco nero, no? È semplicemente io ho, ho, ho apprezzato alcune delle cose che ho, che ho comprato e altre cose no. Tutto in regola, immagino, no? Se non fosse, io vado effettivamente a vedere nella sezione commenti le valutazioni erano tutte alte. Tutti i commenti erano positivi. Mm. Mezzo, facciamo un bel esperimento. Pubblico anch'io quello che ho scritto. Quello, quello che penso, no? Che, cosa vuoi, vuoi vedere succeda? Lo pubblico. Dico, i commenti per ognuno dei prodotti che ho che ho comprato eh quindi positivi e ricommenti alle cose che mi sono piaciute e che ricomprerei volentieri e negativi, molto negativi, sono state le cose che mi sono piaciute esce per ogni commento, in realtà la scritta che, che io commento, sarebbe, quando sarebbe stato approvato mi sarebbe arrivato un'email bene, le email sono arrivate e ve le faccio vedere tutte E ci stanno quindi come si poteva, eh, come pronosticato, le email con mail cioè il commento con giudizio positivo, è stata, cioè i commenti positivi sono stati approvati, quelli negativi sono stati respinti. Motivazione, linguaggio offensivo. Vi faccio anche vedere questa mia impressione, che cosa ho scritto, di ognuno di essi trovatevi dove cosa c'è di offensivo e vi metto anche il regolamento trovate il link ok questo è quanto molto semplicemente leggeteli tu, tutti con calma uno per uno e, e voglio proprio vedere voglio veramente vedere cosa c'è di offensivo in quello che ho scritto no veramente ho espresso la mia opinione in modo pacato suppongo anche educato no davvero eh, e se, se per voi è maleducato quello ho scritto ditemi un po' voi se questa è maleducazione oppure opinione sbagliata non condivisibile sono gusti personali molto semplicemente gusti personali Eh, se vuoi questa manipolazione e, e, e non a caso non è che il commento di per sé viene eliminato e basta ma la valutazione ne è. resta assolutamente no solo i voti altri rimangono tanto è vero che ho visto che altre persone su prodis cioè riguardo prodis si vanno a sfogare altrove vivendo, scrivendo scrivendo cosa potrebbe essere un storto Cosa dico, insomma, vi lascio magari in qualche link in descrizione, insomma. Io vorrei che questo video, in un certo modo, arrivasse a Maurizio Marruzzo, che volevo vedere cosa potrebbe dire lui di una cosa del genere. Perché i prodotti possono piacere o non piacere, possono non essere tutti buoni, ma è normale. È normale che sia così. Eh, però questa cosa mi va veramente scorretta. Poi, se uno va in giro a leggere che il pacco è arrivato danneggiato, magari sale corriere per dire e magari.